Sindaco, partecipa a un convegno oggi a Bologna, si chiama Ricostruiamo l'Emilia. All'Aquila le cose non stanno andando di pari passo, qual è la situazione? Arrabbiato? Io sono più che arrabbiato, mortificato e preoccupatissimo. Proprio questa mattina ho scritto al governo perché noi siamo partiti veramente alla grande finalmente. Lei pensa che siamo ormai nelle condizioni dal mese di marzo di far partire progetti, finanziare progetti di ricostruzione, solo in ricostruzione privata, pari a 110 milioni al mese. Tant'è vero che se lei dovesse venire in città adesso rimarrebbe colpito dall'enorme numero di gru che quasi veramente coprono lo skyline della città. Se non che il governo ha rotto il patto con la legge di stabilità di due giorni fa, perché ci era stato chiesto un piano di ricostruzione che noi, anche ritenendo fosse pressoché inutile, abbiamo fatto due anni fa. Ci ha chiesto un cronoprogramma che noi abbiamo fatto, cronoprogramma che, considerando le condizioni del Paese, prevedeva la ricostruzione entro 5-6 anni, quindi a 10-11 anni, 12 anni dal sisma. E adesso nella legge di stabilità, di fatto, facendo un gioco alle tre carte, muovendo dei finanziamenti che già avevamo, ha negato i finanziamenti all'Aquila. Quindi credo che il governo Letta sia riuscito a portare a compimento la scelta che iniziale di Berlusconi, che era quella di inventare le famose New Town, intese veramente come la New Town, vale a dire non si ricostruirà il centro storico né della città né dei borghi a questo punto, io credo, per i prossimi anni, e ci lasceranno marcire in queste case che non sono vere case. Ma la cosa più grave è che io credo che la città andrà incontro a una decadenza estrema, perché io non posso chiedere ai giovani, non ce la faccio più. In questi giorni hanno fatto una manifestazione di studenti medi molto partecipata, non si può chiedere di vivere in una città virtuale che non esiste alle giovani generazioni. È un allarme quello che sta lanciando? Guardi, è un allarme disperato. Io sono veramente colpito e amareggiato di come un paese come l'Italia possa dimenticare di questa emergenza, che anzitutto è un'emergenza al di là di un pezzetto d'Italia. Ma la cosa che mi colpisce più è anche un'emergenza dell'immagine stessa del paese a livello internazionale. È anche vero che è un paese talmente imbarbarito, l'Italia ormai, dove alcuni valori si sono persi definitivamente. Ho scritto un po' quello che ho detto voi, la grande delusione, la vergogna di essere venuto meno da un patto, come non so se loro ricorderanno, io lo scorso anno avevo tolto la fascia da sindaco, avevo tolto le bandiere per avere quel famoso finanziamento che era arrivato in 1,2 miliardi. Letta mi chiamò, anche perché il Presidente della Repubblica mi faceva sapere la sua indignazione per questo gesto, come mai mi fossi potuto permettere di levare il tricolore, l'Aquila nell'Italia, eccetera, eccetera. Un po' di retorica. Dopodiché Letta mi assicurò che con la legge di stabilità avrebbe provveduto all'Aquila. Dopodiché, guardi, io le ho provate tutte, abbiamo dato diverse soluzioni, non ultimo sono stato io a portare un emendamento che, se fossimo un paese un po' serio, sarà Ballotelli, se fossimo un paese serio avremmo portato in Europa, perché trovo allucinante che l'Europa non permette di sfondare il patto di stabilità del 3% neanche di fronte a calamità naturali che tra l'altro riconosce l'Europa stessa. Quindi una grande... non si è fatto nulla, mi aveva promesso questa cosa. Dopodiché chiudo, in questi giorni i ragazzi all'Aquila hanno occupato le scuole con una grande consapevolezza, perché non ce la fanno più a stare senza la città. Hanno detto che a Roma guideranno loro la protesta, in testa ci saranno migliaia di studenti. Io ho scritto a Letta che, come fece il governo Berlusconi, noi finimmo all'ospedale, se vi ricordate, quando nel 2010 andammo. Io ho scritto che, vedendo come si sta comportando questo governo, non escludo che avranno anche il coraggio di menare ragazzini di 15-16 anni.